molti di noi partecipano a titolo individuale proprio per mantenere un rapporto con col mondo del lavoro che in questo momento soffre la crisi. Non si può disertare una piazza come questa in un momento così drammatico della vita degli italiani. Orfini sì, Civati sì, Barca sì, Epifani no. Epifani è il segretario del Partito Democratico e quindi ha una funzione, un ruolo differente, svolge un compito difficile in una fase difficile, rappresenta tutto il Partito Democratico, quindi credo sia normale che non sia una manifestazione come questa. Ho visto tirando già anche diversi parlamentari del PD, quindi io ringrazio tutti. Mi permetto semplicemente di dire che così come si è accettato di stare in un governo con Berlusconi, credo che si dovrebbe senza particolare preoccupazione essere qui oggi. Avrei sperato, spero succeda qualcosa prima della fine della manifestazione, che il mio partito fosse qui presente con una delegazione e con una presa di posizione e di condivisione di questi obiettivi. Se ci sarà, sarò molto contento. Se non capiterà, saremo di fronte all'ennesimo errore. Sono parti del Partito Democratico e altri invece che hanno deciso di rimanere a casa. Vabbè, è sempre così, la FIOM crea questi distinguo, questi problemi, questi imbarazzi. Io francamente non li capisco, ecco, ti dirò la verità. Mi sembra che questa sia una piazza in cui la sinistra ci deve essere, anche una sinistra di governo. Io non aderisco alla FIOM venendo qui, aderisco ad un'idea di politica che è quella di discutere anche con chi non è d'accordo, magari su tutto quello che diciamo, a parte che non si capisce bene che cosa diciamo, per cui venire a queste manifestazioni magari si impara anche qualcosa. Fino a quanto queste contraddizioni potranno essere assorbite dentro al Partito Democratico? È la domanda di quest'estate, di questo congresso. È chiaro, insomma, da una parte ci sta la vecchia classe dirigente che si è riprodotta come sempre, perché sono bravissimi da ogni sconfitta ad uscirne vincitori, e c'è una battaglia da fare.